abbigliamento di veste da camera o di camicie da notte, con tanto di atteggiamenti rituali. Peraltro, proprio in Federico di Mani, voi avrete ascoltato anche qualcosa che richiama alla mente il personaggio vagamente psicopatico che abbiamo incontrato in Maria Giuseppa. La stessa condizione di solitudine, la stessa condizione di vita di provincia, la stessa condizione di un castello in qualche misura fuori dal mondo in cui vive questo personaggio che appartiene alla categoria degli inetti, anzi gli inetti estremi, gli inetti inadatti a vivere, gli inetti incapaci di stabilire un rapporto con il mondo, una chiave grottesca anche di autorappresentazione, ma di rappresentazione, l'abbiamo detto la volta scorsa, di un personaggio tipicamente novecentesco. Ecco, Mani ci dà l'idea di un narratore che sa benissimo commerciare con il grottesco. Grottesco significa rappresentazione di personaggi, ma rappresentazione di situazioni che vengono in qualche modo sistematicamente rovesciate. E ciò che noi non potremmo attenderci, e cioè il fatto che ad essere ninnato sia un topo peraltro morto, è esattamente quello che Landolfi ci vuole manifestare. E ce lo manifesta rovesciando le posizioni, facendo di questo piccolo esserino una sorta di vittima sacrificale, ma descrivendoci al tempo stesso, attraverso questo rovesciamento, la psicologia molto particolare di questo personaggio, che da un lato nasce come sadico, no? E in fondo incentiva la scelta della cagnetta di cacciare il suo topo e di venirne a capo vittoriosa. E al tempo stesso è un sadico pentito, è un sadico che, dico, vive con angoscia la sua stessa situazione, fino al punto di essere costretto, quasi una coazione, a ripetere questa scena rituale, no? Ogni tanto, beh, intanto della sepoltura, delle giuste onoranze al topo, e poi di questi percorsi notturni, no? Alle prese con questo popolo, che peraltro, e anche questa è una meccanica di rovesciamento, a questo punto lo prendono in giro, i topi che lo osservano sono come topi con tanti occhietti che si prendono quasi beffe, no? Del personaggio, esattamente secondo una meccanica di rovesciamento per cui ciò che è l'oggetto delle osservazioni umane diventa a questo punto il protagonista di un'osservazione che invece ha per oggetto l'uomo. Ecco, qui tutte quelle che sono le dimensioni nascoste, sepolte, i rimossi del soggetto, tutte le dimensioni che appartengono anche al nostro inconscio, al nostro represso e che ci accompagnano anche se noi non ce ne rendiamo conto, ecco, Landolfi, che ha molta attenzione per questo lato oscuro dell'uomo, per questa faccia nascosta delle cose e della psicologia umana, bene, Landolfi queste cose ce le mette in evidenza. E ce le mette in evidenza, e giustamente Lucia lo sottolineava, attraverso tutto un insieme di elementi che hanno i loro punti specifici di richiamo, dalla dinamica della metamorfosi, in qualche modo anche presente in questo corpo sfatto che è il corpo del topo, alla dinamica in qualche modo di un'attivazione, anche se estrema, del sentimento del contrario, l'idea di questa morte, di questa psicologia del topo che deve essere recuperata, che diventa oggetto dell'attenzione dello scrittore. Scrittore, peraltro, narratore peraltro, che aveva un rapporto molto vitale con gli animali. Come è tipico dei narratori fantastici, il bestiario di Landolfi è molto ricco e prevede ragni, prevede topi, prevede ovviamente blatte, ecco appunto il mar delle blatte, con questa teoria di blatte che invade il mondo, e prevede cani. Tra l'altro Landolfi stesso aveva un rapporto, proprio Landolfi, intendo dire lo scrittore,
privilegiato con una sua cagnetta che lo accompagnava sistematicamente nelle sue escursioni fuori casa. Lo scrittore grottesco e d'altra parte lo scrittore estremamente raffinato, che sa mettere in scena, anche questo Lucia lo sottolineava molto bene, atmosfere decadenti nelle quali viene anche alla luce un certo repertorio di immagini che appartengono proprio al simbolismo, intendo dire il simbolismo letterario e anche figurativo e dunque pittorico, che ovviamente caratterizza la stagione tra fine 800 e primo 900. Questa idea della donna, della piccola Apocalisse che scompare inghiottita nell'acqua, nel fango, e tra l'altro scompare con questa serie di gesti lentissimi, tutti ripresi al rallentatore dallo scrittore, con questi capelli che poi si allargano, no? Come altrettanti serpenti, no? Da Medusa o da Gorgone. Bene, dicevo, sono elementi che se uno si desse la briga di andare a recuperare un po' di cultura del simbolismo figurativo tra fine 800 e primo 900, ritroverebbe. Ci sono tante Ofelie che vengono fatte in qualche modo così, morire di qui in questo modo. Ci sono tante immagini serpentine, no? Dai capelli serpentini che caratterizzano la rappresentazione al femminile in questa stagione. Indice di grande cultura, ma indice anche di una fondamentale attenzione per un dosaggio significativo di tutti i componenti del racconto. E qui ha usato molto felicemente la formula del racconto matrioska, Lucia. Perché questa scena iniziale, in una sorta di caffè, che è un caffè, fate la pesca in quale città del nord Europa, in cui i protagonisti forse sono giovani studenti, non si capisce bene, è, come dire, l'indicazione di un procedimento che Landolfi ha molto presente ed è molto tipico poi della scrittura fantastica, che è la partenza da un dato reale, e anche questo Lucia lo notava molto acutamente, per un passaggio immediato, senza direi mediazioni per l'appunto, senza segnali che il passaggio stia avvenendo, in una sfera alta, in una dimensione surreale, una dimensione che non appartiene al livello d'esperienza della realtà che noi possediamo. E dunque ecco questa dimensione della donna. E qui è interessante proprio questa figura di donna, perché da un lato, come dire, appartiene alla categoria delle donne landolfiane, che Landolfi preferiva, agili, con il corpo stretto, come dire, indice di questa sorta di legame con un mondo misterioso, pieno di risonanze. E d'altra parte anche una figura vagamente materna, no? A un certo punto dice, giustamente, è il passo che Lucia ha letto di questa donna che per lui, ma è per tutti, come una grande madre che si offre. Ma la cosa significativa che caratterizza la donna della piccola Apocalisse è proprio il fatto che da un lato non si sa da dove provenga. Cos'è una figura che parla, come dire, in prefigurazione della morte? È una figura che viene dall'altro mondo della morte, forse è un revenant per dirla così, e qui siamo dentro la costruzione tipica del racconto fantastico, con i fantasmi, no, che emergono, ma che sono in questo caso portatori di un messaggio ulteriore, di una dimensione altra che ci viene in qualche modo comunicata. Ma come ci viene comunicata? È anche qui la dimensione che ascende.